Soltanto lunedì 2 settembre sapremo quale sarà ufficialmente il Pescara edizione 2013-2014. Infatti in quella data chiuderà ufficialmente la sessione estiva del mercato dopo la partita del Pescara a Trapani. Quindi mercato e la situazione in casa biancoazzurra per la prima trasferta del campionato saranno i temi che verranno trattati questa sera a Replay. Buonasera dallo studio di Rete Autosport, un saluto anche al collega Luca Cilli in redazione con il regista Danilo Cinquino. Buonasera Luca. Buonasera Enrico, in effetti queste ore sono di vigilia per la partita di lunedì contro il Trapani, sono parecchie intense perché si pensa sia alla trasferta in terra siciliana per la seconda giornata di campionato, ma il mercato a tenere banco, lo si sente tastando il polso degli sportivi pescaresi che hanno inondato il mondo del web con commenti e considerazioni su tutto quanto sta ruotando intorno al pianeta Pescara, per l'appunto sul mercato. Il nome caldo è quello dell'islandese Birkir Bjarnason, su di lui c'è sempre forte il pressing della Sampdoria. Staremo a vedere come andrà a svilupparsi questa situazione. Comunque, per far sentire la vostra voce, per esprimere le vostre opinioni, lo state già facendo, Enrico, questa è già una comunicazione di servizio e vi ringraziamo, potete scriverci sulla nostra pagina Facebook ufficiale Rete Autosport, anche su forzapescara.com, che ringraziamo perché ci dà la possibilità di andare in streaming live. Basta cliccare nella pagina sottostante e lasciare il vostro commento che verrà letto nel corso della trasmissione. In più il numero di telefono in sovraimpressione per prenotarvi, per parlare in diretta a Replay, e vi chiediamo, lo state già facendo, infatti ci sono già le prime proiezioni, vi chiediamo di continuare a partecipare al sondaggio proposto dalla nostra redazione per questa sera. Secondo voi, a pochi giorni dalla chiusura ufficiale del mercato, lunedì 2 settembre alle 23, Birkir Bjarnason partirà da Pescara, sì o no? Domanda secca, risposte semplici. Per il momento ci sono anche già le prime proiezioni e il popolo pescarese è convinto che Bjarnason non partirà e alla fine, dopo aver rifiutato anche il Sassuolo oltre al Livorno, deciderà di concludere la stagione qui a Pescara. Bene, credo che abbia tutto tu Luca Cilli, quindi con i nostri ospiti non possiamo fare altro che commentare le voci che tengono un po' in fermento la tifoseria bianco-azzurra su Bjarnason e Capuano. Andiamo a presentare gli ospiti di questo numero, parlare di forzapescara.com. Abbiamo qui in studio il direttore Paolo De Carlos, che ringraziamo. Buonasera Paolo. Io ringrazio voi e saluto voi. Abbiamo il collega Daniele Astolfi. Buonasera Daniele, ben ritrovato anche a te. Buonasera. Un ben ritrovato anche a Francesco Di Francesco. Buonasera, abbronzatissimo dopo questa calda estate. Beh, calda non tanto. Comunque, ci sono poche novità di giornata relativamente al caso Bjarnason. Oggi la Sampdoria non si è fatta vivo, poi vedremo anche una dichiarazione di Osti, cercheremo anche di riepilogare quanto è avvenuto in settimana con le dichiarazioni del presidente Sebastiani, dell'allenatore Marino, poi cercheremo di metterci in contatto anche con il nuovo direttore generale del Pescara, Giorgio Repetto. Per quanto riguarda Capuano, il Bologna insiste con la proposta di prestito oneroso a 300.000 euro, una proposta rifiutata dal Pescara. Jonathan, come tutti sapete, è passato al Latina. Vukušić invece è ancora fermo, il Parma non ha sbloccato la situazione. Altre notizie di giornata, convocati tre biancoazzurri in Under 21, Pigliacelli, Frascatore e Piscitella per le qualificazioni ai campionati europei. Amichevoli il 5 settembre, partite ufficiali il 5 settembre a Rieti con il Belgio e poi il 9 settembre a Nicosia con il Cipro, però giocheranno a Trapani, mentre Zupadic e Čosić, convocati anche dalle rispettive Under 21, non giocheranno a Trapani. Oggi amichevole del Pescara Cepagatti contro il San Nicolò è finita 4-1 con il San Nicolò che conduceva alla fine del primo tempo per 1-0. Bjarnason ha giocato e quasi sicuramente sarà convocato. Luca Cilli dunque ci ha detto che ci sono dei dubbi ancora sul futuro di Bjarnason, sta a voi quindi capire se partirà o meno. Bjarnason è diventato un po'
l'elemento al centro dell'attenzione. Vi chiedo subito come finirà secondo voi, Paolo De Carlis. Ma come finirà? Ecco, i tifosi, abbiamo visto il primo sondaggio, ce lo fai rivedere Danilo, 76% non crede alla cessione di Bjarnason, il 24% sì. Sì, anche perché alla fine il mondo del calcio è un ambiente molto ristretto, per chi lo frequenta ha facilità di contatti, soprattutto oggi, e la voce che in qualche modo non sia Bjarnason, ma che sia forse il suo agente a proporre il giocatore alle varie società di A, è una voce molto insistente che ricorre con una certa frequenza, anche perché il giocatore a più riprese ha detto che stava bene a Pescara, a più riprese ha voluto dare questo segnale, ha voluto dare questo segnale, per cui io non credo che ci sia una vera e propria trattativa, nel senso tra le società, credo che esista una trattativa tra il procuratore di Bjarnason e qualche società vicina. No, volevo chiudere. No, ti aiuto perché c'è una dichiarazione proprio da Genova. Siccome l'ho letta, l'avevo letta. Volevo sottolineare questa dichiarazione del direttore sportivo Osti della Sampdoria, però c'è da sottolineare, perché questa è una notizia che va completata a mio avviso. Sì. Osti ha detto di aver formulato una proposta, ma il Pescara, cioè, diciamo pure come funzionano certe operazioni funzionano in questo modo, che sono le due società che devono da una parte domandare, dall'altra invece la Sampdoria ha chiamato solo il procuratore del giocatore. A Pescara ad oggi, cioè a quest'ora in cui alle 21.09 ad oggi, il Pescara a quest'ora esatta non ha ricevuto nessuna offerta, per cui è facile dedurre che la trattativa sia tra la Sampdoria e il procuratore di Bjarnason. Mentre le carte federali vogliono, quindi che è stato trovato l'accordo col giocatore, no, per un triennale, credo. Sì. Mentre si vocifera di questa proposta di 900.000 euro per la comproprietà, il Pescara ne vorrebbe 1.200.000. Il Pescara non. Però non ha ricevuto nessuna offerta ufficiale. Ufficialmente non c'è. Quindi l'operazione probabilmente ad oggi nella mente del procuratore di Bjarnason, sì, e non effettivamente. Però mancano 48 ore, perché poi il Pescara lunedì, diciamo 48. E non ulteriori 24 ore di lunedì, certo, perché la squadra, i dirigenti partiranno per Trapani, quindi non è che c'hanno 48 ore per chiudere questo trattativo, ma non credo che alla fine andrà in porto, cioè mi sbilancio, faccio anche una piccola previsione, credo che alla fine la volontà del giocatore di rimanere a Pescara e la volontà stessa del Pescara di non cederlo probabilmente farà sì che l'islandese, bello l'ossimoro creato da Luca Cilli che saluto ancora, sì, più bello e bravo che mai, nonostante l'estate, l'islandese caldo. Okay. Daniele, allora, secondo te ci sono le premesse per confermare una squadra che vince e non si tocca? Questo ha un doppio significato, il titolo di questa serie. Squadra che vince non si tocca, perché ci auguriamo che Marino possa confermare la stessa squadra a Trapani e che non ci siano modifiche di mercato, anche se il mercato ci terrà in sospeso fino alla fine. Nessun tifoso del Milan, ad esempio, si aspettava che Boateng venisse ceduto due giorni prima della chiusura del mercato, no? Beh, questo è il cuore, è il concetto fondamentale. Scusate. Allora, giustamente vuoi un po' d'acqua così facciamo parlare gli altri? Chiediamo. No, vabbè, posso. Okay. Se vuoi faccio come con i bambini. È un concetto fondamentale, quello che è stato espresso prima, cioè squadra che vince, che sta andando molto bene, non si dovrebbe toccare. Però io in effetti esprimo delle perplessità su questa eventuale operazione di mercato, perché in effetti Bjarnason si è inserito molto bene, l'abbiamo visto, e in Serie B potrebbe veramente essere il fiore all'occhiello, lui crea degli strappi alla gara, è veramente un giocatore di altra categoria e si è visto. Ecco, questa è la foto dell'amichevole di oggi, quindi Bjarnason ha giocato il primo tempo. Però sappiamo come vanno le cose, come va il mercato. Facciamo i complimenti a Max Epifani che allena San Nicolò, che bocca al lupo per il che ha fatto Massimo, veramente, sì. Vabbè, Massimo è veramente di prospettiva, un allenatore bravo e di prospettiva. Questo significa che, dunque, se è stata rifiutata un'offerta di 900.000 euro e il Pescara ne chiede per la metà, per la comproprietà, 1.200.000, significa che il giocatore è stato valutato 2.400.000. Io non so
si sa come va, com'è la logica del mercato. Se ti conviene fai l'operazione, se non ti conviene non la fai. Sto dicendo una cosa ovvia, naturalmente. A questo punto, se la si deve fare, deve guadagnarci, deve uscirci bene il Pescara a livello economico, ma nello stesso tempo il giocatore deve essere rimpiazzato con, però, Daniele, con scusami un altro se ti di un certo livello. I tifosi si parla dicono, di conviene modificare il giocattolo a 48 ore della seconda giornata di campionato. C'è questo, che la società soltanto con Bjarnason e Capuano vuole eventualmente riaprire il mercato, perché c'era stata la promessa, la promessa con questi due giocatori, che se fossero arrivate delle richieste di squadre importanti di Serie A, la società era disposta a trattare, perché altre richieste sono arrivate in questa settimana per altri calciatori del Pescara, i vari Perizzoli sono stati richiesti, però per loro il mercato è chiuso. Per Bjarnason e Capuano c'era la promessa di intavolare delle trattative fino all'ultimo giorno, perché erano loro due che l'avevano richiesto. Non, allora, bene, sei stato molto chiaro. Io non toccherei il giocattolo, assolutamente, perché veramente questa squadra è fantastica, almeno, almeno da quello che abbiamo visto finora. Funziona tutto alla perfezione. Marino è stato un autentico maestro, un ottimo allenatore nell'impostare la squadra. Però ti dico, se è vero quello che dici tu, evidentemente i calciatori hanno chiesto di poter essere ceduti nel caso vi fosse un'offerta importante dalla Serie A. Sì. Io stesso la scorsa settimana ho parlato con Marco Capuano, il quale mi ha detto: guarda Daniele, io sto benissimo in questo nuovo progetto, mi trovo benissimo con Marino, mi sento un leader, veramente sto lavorando bene, mi sento a mio agio, sto bene qui a Pescara, non soltanto perché sono abruzzese, però, e lo stiamo vedendo, insomma, le prestazioni di Capuano sono veramente ad altissimo livello in questa prima fase, però se mi dovesse arrivare una chiamata dalla Serie A, io sinceramente ci penserei un attimino sopra. Ecco, allora, Francesco, che idea ti sei fatto invece di questa situazione? Tra poco risentiremo le dichiarazioni di Daniele Sebastiani in conferenza stampa. Molto velocemente. Quindi mi sembra di capire che anche Daniele, tu diresti no. No, io, no, però nel caso, ecco, io stavo giungendo all'interrogativo: Bjarnason partirà? Tu ti senti dire più no o più sì? Io penso che non partirà. Ok. Però voglio dire, se dovesse partire, che arrivasse qualcuno, insomma, deve essere l'alternativa sembra essere Berlinghieri. Se fosse Berlinghieri, io Belinghieri, no Berlinghieri, perché di Berlinghieri ricordiamo primo, vabbè. Berlinghieri. Se fosse Berlinghieri, siete un po' datati, eh. Sì, abbastanza. No, Berlinghieri senza la R di Roma. Prego, Francesco. Beh, intanto io credo che il 76% del no dei tifosi non è tanto parte o non parte, quel no dei tifosi è un no forte, non deve essere ceduto, l'abbiamo già visto nei giorni. Chiariamolo, scorsi. La domanda è la domanda, partirà o meno, no? Se deve essere ceduto, esatto, hai fatto bene a dirlo, però, così chiariamo. Sì, ma dietro a quel no c'è l'imperativo, la speranza. La speranza, e poi c'è l'imperativo dei tifosi: no, non deve essere ceduto questo giocatore, perché quello che si stava dicendo, che dicevate poco fa, un giocattolo, chiamiamolo così, anche se una sola gara di campionato, si è visto, e anche in Coppa Italia, a Torino la qualificazione al turno successivo non andrebbe modificato. Io credo che mi auguro soprattutto che nella volontà del presidente Sebastiani e di Giorgio Repetto ci sia proprio l'interesse di non cedere un giocatore, a meno che non c'è l'affare di natura economica. Perché di fronte... Ma un affare che intendi? C'è 1,2 milioni per la proprietà, 300, potrebbe essere un affare, che 300.000 no? euro per il prestito oneroso di Capuano, e lì infatti io avrei detto alla Bologna: chiedo scusa, proposta sta rifiutata. E io avrei detto: sta cadendo la linea, boom, mi rimettevo l'apparecchio. Ma quello è stato fatto, no? Sicuramente, perché quello è un'offesa, 300 è un'offesa alla società, ma soprattutto al valore di Capuano. Però ognuno vuole fare l'affare a modo suo. Per quello io dico, l'affare che ti devo dire, che secondo me già 1,2 milioni per la metà di Bjarnason, viste le cifre che girano, potrebbe essere poco, ma soprattutto io dico, a questo punto, a 48 ore dalla seconda, 3 giorni dalla seconda, Bologna chiusa la pista Capuano, esatto, a 3 giorni, e concludo, dalla partita di Trapani, quello che si è visto nella prima, il valore di Bjarnason, io credo che in mezzo a tutto questo calderone, non me ne voglia il presidente Sebastiani, ma anche se la Sampdoria domattina si sveglia e dice: va bene, vi diamo 1,2 milioni euro per la metà di Bjarnason. Io credo che è vero che... Questa è la tua valutazione. No, 1,2 milioni euro,
non sono né Bruscolini e nemmeno Nocciolini. Però abbiamo parlato per Petagna del Milan, su Bjarnason aspettiamo la risposta non di Pescara. Pescara però non ha avuto questa richiesta ufficiale. Bravo, e non ti risolve solo rispettare un patto d'onore col giocatore, però. Siamo d'accordo, sì, per rispettare, però parlo con il giocatore, qui è un leader, qui è osannato da tutti. Nella Sampdoria devi vedere che cosa vai a trovare. Vabbè, andiamo a sentire Sebastiano, dopo torno da te, perché il presidente Sebastiani si è espresso così nell'ultima conferenza stampa. Poi sentiremo anche cosa pensa l'allenatore Marino su questo caso. Prima il presidente Sebastiani. La società in questo preciso momento dice a voi, alla piazza e ai giocatori, che noi stiamo bene così come stiamo. Quindi io mi auguro che anche i due giocatori prendano coscienza che questa società ha fatto i sacrifici per loro anche negli anni passati, ha fatto i sacrifici per loro anche quest'anno, quando, ci tengo a ribadirlo, non mi sembra che quando siamo partiti qualcuno si strappasse i capelli né per Bjarnason né per Capuano, e mi dispiace moltissimo perché siamo... E le cose cambiano, ma siete bravi a cambiare, voi siete delle belle bandiere di 7-20. No, voi siete delle belle bandiere di 7-20. Ma quale opinione pubblica? Ma quale opinione pubblica? Sì, ma... Sì, ma vi voglio dire che su questi due giocatori, chi ci ha creduto siamo noi, non è che siete stati voi. Più che dire per noi siete importanti, per noi rimanete a Pescara. Poi alla fine, voglio dire, se il giocatore ha intenzione di andare via e ha una richiesta importante, beh, se permettete, noi come società dobbiamo fare il nostro lavoro, ma noi non dobbiamo toglierne nessuno. Quindi questo è un chiarimento dovuto da parte della società, perché di sentire stronzate in giro non ne voglio sentire più. Ecco, perciò la domanda però è questa: la situazione è in bilico però sino all'ultimo minuto di mercato? No. No, sì, perché se no, per un giocatore che per noi, voglia andare, per noi no, Massimo, per noi no, per noi non è in bilico, perché per noi il mercato in uscita è finito. Noi abbiamo il mercato in uscita allora, e in entrata è finito. Però io ho sempre detto che purtroppo certe cose non dipendono dalla società, perché se il giocatore, se domani mattina arriva una richiesta importante per Maniero della Juventus e Maniero ti dice che vuole andare via, tu come società ci devi lavorare su quella cosa. Il mercato chiude lunedì, le cose possono cambiare Massimo, dall'oggi al domani. Massimo. Cioè non è che la società dice io blindo i giocatori. Ma che significa blindo? Ma quando tu dici blindo, che significa blindo? Che lo devo attaccare con la catena? Che significa che sono ingegnere? Io, Massimo, per quanto ci riguarda, la società non deve vendere nessuno. Punto. Finito. Non ha bisogno di vendere nessuno. Se la società deve fare un sacrificio per fare un campionato importante, per dare e mettere nelle condizioni il tecnico e il giocatore di giocarsela fino all'ultima partita, questa è una squadra pronta. Finito. Noi non dobbiamo andare a crearci problemi. Beh, mi sembra di capire che non è una posizione facile per la società, perché vorrebbe tenere il giocatore, perché come diciamo prima anche con Francesco, qui non è che ci sono cifre che possono modificare il bilancio di questa società, però se il giocatore al quale era stato promesso di intavolare eventuali trattative con squadre di Serie A, Pescara sta mantenendo la parola, esatto, quindi Pescara è difficile blindare, no Paolo, però c'è la convinzione, no, perché potrebbe sembrare anche che qualcuno stia bleffando, ma non credo che interessi al presidente bleffare in questo senso. Credo che le parole del presidente Sebastiani, proprio perché dette anche sotto una grande spinta emotiva ed emozionale, lui era particolarmente toccato da questo argomento. Quando dice per me, per questa società, il mercato in uscita e in entrata del Pescara è chiuso, cioè questo è un impegno morale, oltre che concreto, pratico, operativo da parte di una società. È chiaro che a questo punto lui si aspetta una proposta indecente. Cioè, e non ci sarà una proposta. È la proposta indecente. Ecco perché io mi sono sbilanciato. Scusate, andiamo oltre. Guardate che non c'è stata nemmeno la proposta. Sì, ma lui dice se dovesse arrivare una proposta indecente. Se questa proposta. Arriva domenica pomeriggio o lunedì vanno a Trapani. Mi arriva domenica pomeriggio alle 6. La proposta è della Sampdoria, come ho detto benissimo.
vi diamo 1.200.000 euro. Non è una proposta non indecente. Non è indecente. Non è indecente, ma poi io dopo lo vado a trovare in due ore il sostituto, anche se c'ha... Allora, c'ha Giorgio, ripeto, io, che io considero uno dei più grandi esperti di calcio e di mercato, l'ho detto quando non faceva questo lavoro e lo continuo a dire. Giorgio Repetto, se lo conosco un po', se lo conosco un po', ha già pronto l'alternativa, già in tasca il sostituto. Lo so, però deve avere il tempo stesso, per io parlo di tempo che, materiale. Però siccome il discorso di partenza, lui ha un po', lui ha un po' fuorviato l'argomento, il discorso. Cioè il Pescara, se riceve, è un'ipotesi, se il Pescara riceve una proposta indecente, il Pescara dalla Sampdoria adesso per Bjarnason, che non è cacà, tanto sì, di rispetto per capirci, e la proposta indecente non gliela fa, è su 1.100.000, 1.200.000, 1.300.000, io non credo che il Pescara starà lì a... Vogliamo, tanto... Volete aggiungere qualcosa oppure andiamo a sentire Marino? Sentiamo Marino. Sentiamo Marino. Sì, Daniele, poi sentiremo anche i tifosi. Peccato che non ci sia tutto questo problema per Vukušić. Allora, andiamo a sentire Pasquale Marino come sta affrontando questo caso. Qual è il suo punto di vista intanto? Io, come ha detto bene lei, di mercato non parlo, mi piace parlare della partita che abbiamo fatto, di quella che andremo a fare. Spero che rimanga tutto qui, è sempre detto, per cui non lo so quello che succederà. Non ha detto ai dirigenti dovete blindare Bjarnason per esempio, no? Ma io se dico questo e poi viene una squadra che offre cifre, insomma, il presidente dice mister Meridia lei, allora una volta che lo vuole lei tenere blindato. Lei dice io sono un dipendente, quindi alla fine faccio l'aziendalista, insomma. Non è questione di essere aziendalista quando si parla, andiamo su certe cifre, no? Qua si parla di se va via è perché c'è una convenienza economica importante. E credo che in ogni caso, insomma, cambiamo discorso, perché mi auguro che rimaniamo così per come siamo. Allora, ringraziamo intanto Massimo Profeta per la realizzazione di questi servizi, ma non mi sembra preoccupato Marino di questa situazione, no? Però lui ha detto in maniera chiara alla fine, mi auguro che tutto rimanga così. Beh, certo, però... Lui ha parlato, ha detto tutto rimanga così, mi auguro che tutto rimanga così. E prima ha detto... Di fronte a una grande offerta irrinunciabile, allora però 1.200.000 non mi sembra un'offerta per la con proprietà. No, ma 1.200.000 l'ha chiesto il Pescara, ma la Sampdoria ancora non. Io credo a Sebastiani e a Repetto che dicono non siamo stati avvicinati, sentiti nemmeno per telefono dagli emissari della Sampdoria. Allora, Francesco, tu pensi che se la Sampdoria offre 1.200.000 per la comproprietà, il Pescara cede il giocatore, altrimenti qui giriamo sempre attorno? Io sono convinto di no, che non lo cede. Allora non lo cede a nessun costo, no? Mi fate una domanda e io ti dico che secondo me non c'è. Chiedo scusa, ma oggi pomeriggio, per ritornare alla dichiarazione di Marino, elegantissimo, ma l'avete sentita l'intervista che ha mandato in onda Sky la conferenza stampa con Conte? Conte è stato un po' pesantuccio nei confronti della società, sì, per la cessione di Matri. Praticamente ha detto io conto quasi come il 2 di coppa quando briscole e bastoni. Non volevo la cessione di... Lì però ci sono stati 11 milioni di euro, che comincia a essere una buona somma anche per un bravo giocatore come Matri, e la società ha la concorrenza. Anche perché sappiamo che la società, il presidente è uno che non guarda in faccia a nessuno, ha tolto Del Piero, quindi io fra vent'anni... Lo stesso a Milano non tengono conto delle... degli umori dei tifosi, esatto, lo striscione di Matri, esatto, per Boateng che è un idolo, cioè la società vanno avanti, punto e basta. Tornando a Bjarnason, Luca, tra poco arrivo da te. Tornando a Bjarnason, io ho letto anche una dichiarazione di Spinelli che sembra che abbia dato la sua disponibilità a vendere al Pescara Berlinghieri. Quando costa? Proprio chiedo scusa, quando costa? Beh, su Berlinghieri non sono state fatte cifre, quindi non lo so, non possiamo dire. Però ci ha detto che così sembrerebbe, io l'ho letto. Quindi Spinelli quando si tratta di vendere, sì, ma no, ma è vero, perché è genovese, evidentemente, ripeto, ha già è chiaro per Berlinghieri. Chiedo scusa, Berlinghieri costerà qualcosa, no? Ma il Livorno 14 reti l'anno scorso, bravo, Berlinghieri è un grande giocatore. Costerà, quindi non ci sarà un guadagno di 1.200.000. Porca della miseria, io mi tolga, bravo, se mi dà 1.200.000 Bjarnason e quindi vado a modificare un qualcosa che piace a tutti e che sta andando bene,
con tutti i rispetti, Berlinguer è un ottimo giocatore, chi lo mette in dubbio? Però io vado a modificare un qualcosa per guadagnare, quando se poi allora andiamo da Luca Cilli. Luca, qual è la reazione? Ha fatto 14 reti, dai, su, la reazione dei tifosi. È un ottimo giocatore, c'è qualcosa da segnalare? Però è logico. Luca, non ti sentiamo. Enrico, mi senti? Adesso sì. Ecco, giusto per fare chiarezza su Luca Berlinguer, fra l'altro è un nome che sta circolando sul web, è un nome gradito anche alla piazza, perché comunque l'anno scorso in Serie B ha fatto benissimo, è un classe 83, non è giovanissimo, ha 30 anni, l'anno scorso è stato uno dei pilastri del Livorno che poi ha vinto il campionato di Serie B, 35 presenze, 14 reti e 7 assist, comunque è un profilo assolutamente di rilievo. Va detto che la Sampdoria nel corso dell'operazione Bjarnason, stando insomma alle notizie circolate in settimana, ha inserito anche una contrappartita tecnica che era Eramo, che quest'anno è partito titolare nella Samp anche per via di alcuni infortuni. L'anno scorso ha fatto benissimo a Crotone. Insomma, se dovesse partire direzione Genova, sponda blu cerchiata, il Pescara ha già pronte le alternative. Detto questo, andiamo a leggere un po' di considerazioni che circolano sulla... Enrico? Allora, come fa la Sampdoria a inserire nella trattativa Eramo se la trattativa non c'è stata con la società? E questo è il dubbio che ci perseguita, no Paolo? Chi ha fatto questa trattativa la Sampdoria per inserire Eramo se ha parlato solo col procuratore del giocatore? Tutto qui, vabbè. Comunque l'alternativa sarebbe Berlinguieri e non Eramo. Luca, sentiamo la reazione dei tifosi. Sì, andiamo sul web allora, Enrico, ci spostiamo sulla nostra pagina Facebook ufficiale e poi andiamo su Forza Pescara, perché ci sono alcune domande. Anzi, iniziamo proprio da Forza Pescara, perché c'era una domanda per gli ospiti. Scrive Alex66, mi chiede: si è capito che con Bjarnason e Capuano c'era un accordo con la società da giugno per una eventuale chance in Serie A, ma le condizioni della squadra di allora non erano certamente le attuali, e poi c'è la figura del mister Marino che li ritiene importantissimi per il gruppo. Quindi, perché non cambiare idea e renderli ufficialmente incedibili e farli capire che quest'anno per loro sarà la svolta della carriera e che il prossimo anno, Luca, avranno offerte più vantaggiose? Tutte, altrimenti, Luca, non leggiamole tutte, cerchiamo di sintetizzare, altrimenti rischiamo di non dare spazio a più tifosi. Scusami. Perfetto. Poi, sulla nostra pagina Facebook ufficiale scrive Maria Stella Palomba: il volere dei tifosi non conta mai nulla, ecco perché ogni qualvolta si crea entusiasmo subito si presenta la situazione che gela l'ambiente. Mister, fatti sentire e non ti far vendere nessun giocatore. Sandra Palmucci scrive: per me non parte nessuno, piena fiducia al repetto. Bene, c'è fiducia al repetto. Allora, direi di andare in pubblicità, poi daremo spazio anche alle prime telefonate da casa. Non parleremo ovviamente solo di Bjarnason, cercheremo anche di contattare in questi minuti il direttore generale Giorgio Repetto. A tra poco. Perseguire e padroneggiare il cambiamento è un principio che Iveco applica a sé e alla relazione con i clienti. Questo porta ad un'offerta di competenze e servizi che accompagna ogni fase della vita di Stralis. Chi acquista Stralis sa che la squadra Iveco lavora con lui per garantirgli uno strumento di lavoro sempre in perfetta efficienza. Tutti i sapori di Chiodo Fisso. Chiodo Fisso, via delle Caserme 52, Pescara Vecchia, 085 4503 162.
Interservices Leasing, professionista nel settore finanziario da oltre 20 anni, è il partner ideale per aziende, enti e professionisti. Operativa nel settore della locazione finanziaria con mandati dalle principali società di leasing nazionali. Service regionale della Unicredit Leasing S.p.A. per il comparto strumentale, immobiliare e nautico. Esclusivista Unicredit Leasing S.p.A. per Abruzzo e Molise nel comparto leasing targato. Consulenza specialistica nel nuovo settore energetico. Esperienza comprovata nel leasing immobiliare per immobili finiti o da costruire. La Interservices Leasing propone inoltre soluzioni su misura per finanziamenti, prestiti personali e mutui per l'acquisto di casa. Venite a trovarci per scoprire tutte le nostre proposte presso la nuova sede in Viale Bovio a Pescara. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emilio De Florentis, 085 66 021. La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare, è immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. Ore 21 e 35 minuti, allora stiamo dando tutte le notizie relative al mercato del Pescara. Luca, ci segnali però una notizia che arriva da tuttomercato.web, cioè che nel Pescara si dice in arrivo l'attaccante Henry Jimenez del Bologna. Lo scorso anno a metà tra esatto. Bologna e Grosseto. Esatto, vabbè, Enrico. Cercheremo di chiedere lumi se avremo in collegamento il direttore generale del Pescara Giorgio Repetto, perché ovviamente le notizie qui si accavallano, mi dicono che è già in linea. Buonasera Giorgio. Buonasera Enrico, buonasera a tutti. Ben risentito, ti rubiamo soltanto pochissimi minuti perché sai bene che sì. non ci sono state grosse novità su Bjarnason, ce le confermi? La Sampdoria, quando sono le 21.35, non ha più telefonato. No, la novità antipatica è stata che il giocatore oggi mi è sembrato molto frastornato dalle voci di mercato, perché lui logicamente con il suo procuratore che ha concluso un accordo con la Sampdoria, ma noi non l'abbiamo più sentito, per cui ci troviamo per l'ennesima volta di fronte a una situazione creata dai procuratori sulla quale noi possiamo fare ben poco. Ecco, dicendo Bjarnason frastornato, che significa? Che l'allenatore lo congelerà per questa trasferta di Trapani o sarà convocato? No, io questo non lo so, ma penso che sarà convocato, poi è sicuramente convocato, poi se nel frattempo la Sampdoria si degnerà di fare una telefonata al nostro presidente facendogli un'offerta, probabilmente insomma, vedremo come andrà a finire, perché fino ad oggi l'unico che ha concluso qualcosa è il suo procuratore che ha stipulato un contratto quadriennale con la Sampdoria, però noi non abbiamo ricevuto offerta, per cui non saprei cosa dirti. Per essere ancora di più trasparenti, ripeto, ci può dire, se la Sampdoria dovesse offrire 1,2 milioni per la comproprietà, quale sarà la risposta del Pescara? Allora, il problema era questo, noi il giocatore non avremmo voluto venderlo,
chiaramente il giocatore in questo momento ha la Sampdoria in testa, l'ha detto apertamente anche a me ieri mattina. Oggi mi è sembrato che ce l'avesse ancora di più nella testa, perché l'ho visto veramente per la prima volta da quest'anno vagare per il campo senza voglia, senza, non dico voglia, ma senza grinta, senza capacità sue che ha dimostrato in questo periodo. E se dovesse arrivare un'offerta di quel genere, probabilmente noi saremo dovremmo decidere di darlo, perché non potremmo fare altrimenti. Siamo le vittime in questo caso. Però ecco, ma voi aspetterete fino a domenico, anche nella giornata di lunedì, quando non ci sarete, perché sarete a Trapani? Ma io di sicuro non ci sarò, perché io vado a Trapani con la squadra, quindi però sicuramente il presidente qualcuno, insomma, il segretario, qualcuno andrà a Milano, ma non credo che sia un modo di comportarsi giusto, perché noi per poter poi cedere eventualmente Anderson avevamo fatto anche un pensiero a altri giocatori, sì, che può darsi che in quel momento non troveremo più. Insomma, il termine utile per la giornata di domenica, diciamo. Ma comunque è molto singolare il comportamento della Sampdoria, perché praticamente ha dato il mandato, sembra che ce l'abbia in mano Salvini, procuratore del giocatore, ed è sinceramente un calcio che non mi piace per niente, voglio dire. Ma i rapporti devono essere tra società e società. Il procuratore deve fare gli interessi del calciatore, ma non può fare gli interessi di una delle due, certo, società. Allora, velocemente, c'è Di Francesco che vuole chiedere una cosa. Ciao Giorgio, Francesco, ciao Francesco. Ben risentito. Due domande velocissime. Se dovesse partire, e non ce lo auguriamo, Bjarnason, l'alternativa è Belinghieri. Prima domanda. La seconda domanda, questa notizia arrivata poco fa dei due giocatori che il Bologna avrebbe offerto al Pescara, è vero? No, solo Gimenez. Allora, la prima, il giocatore che avevo individuato per la sostituzione era Belinghieri. Ora è da vedere se lo troveremo ancora nel momento in cui dovesse finalizzarsi questa trattativa, che finora non c'è stata, e potrebbe essere un giocatore adatto a noi, sicuramente accontenta l'allenatore, perché è un tipo di giocatore che gli va bene, però non so se lo troveremo, se dovesse verificarsi che arriveremo a lunedì. La seconda, scusa, qual era? Gimenez, sì, non ci interessa. Due giocatori del Bologna. No, ma Gimenez non ci interessa, quello era un discorso per favorire Capuano. Il fatto di Vukosic per mandare a giocare, no, non c'entra niente Capuano. Era Vukosic per uno di questi giocatori in esubero del Bologna, ma Gimenez non ci interessa. Avremmo potuto fare un pensiero se fosse stato Abero, perché era un esterno e quindi poteva eventualmente coprire un ruolo, ma su quello di Gimenez noi abbiamo già accuto Lepolitano e non andiamo a ingolfare una zona in cui abbiamo già giocatori importanti. Allora, per chiudere, grazie. Due flash con Daniele Stolfi e Paolo De Carlo, si previsti, perché sappiamo che Repetto sta cenando e ci ha fatto già questa cortesia. Sapete pure che quando ceno non è una cosa che dura poco. No, appunto, vabbè, appunto. Ma però non vogliamo pure se non cena Repetto a Stolfi non muore. Ciao, anche e soprattutto non mi ingrasso, che sarebbe meglio. Appunto. Ciao Giorgio. Ciao Paolo, ciao Daniele. Una domanda rapidissima, cortesemente. Ci sono trattative per Vukosic concrete? No, le trattative erano una, questa qui col Bologna, che speravamo di poter andare su un giocatore diverso da Gimenez, una con Livorno e una più concreta di tutte col Parma. Però sarà da vedere anche cosa potrà fare il Parma, perché in questo periodo il Parma ha operato molto, ha venduto dei giocatori che però ultimamente stanno rifiutando il trasferimento, per cui sarà da vedere come potranno essere messi loro. Bene, Paolo De Carlo, per chiudere. Giorgio, giusto per farti tenere il passo con la dieta, volevo chiederti due cose. Intanto sono convinto che tu qualche operazione prima della fine la farai, soprattutto su un esterno. Per un esterno. Ancora. Un altro esterno. Un esterno di esterno alla società o esterno in campo? In campo. In campo no, non credo. Noi stiamo molto bene, abbiamo tutte coppie affiatate, messe bene, abbiamo giovane e anziano in quasi tutti i ruoli. Sull'esterno basso? No, sinceramente, te posso dirti la verità, se potessi vorrei che il mercato
di colpo fosse chiuso e rimarremmo così e saremmo bene. Grazie. Quindi per chiudere, a 72 ore dalla chiusura del mercato, i tifosi possono essere un po' più tranquilli rispetto a ieri o bisogna aspettare? Ma io credo che il problema è che ogni tanto vengono così sbandierate notizie che provengono da una sola fonte, voglio dire, io ho letto Biana sarà Sassuolo, ho letto Biana sarà di Bari, cioè noi non abbiamo offerto Biana nessuno, il procuratore di Biana ha offerto il giocatore a 3 o 4 società, purtroppo o per merito di nostro, voglio dire, dell'allenatore Di Marino, Biana sta giocando benissimo da quando è venuto in ritiro quest'anno, se noi l'avessimo venduto che ne so, a luglio non ci sarebbe stato, o a giugno non ci sarebbe stato nessun problema. Oggi ha fatto delle partite, 3, 4, 5 partite veramente di grande livello, qualcuno si è accorto di lui in ritardo, probabilmente il procuratore l'ha offerto, noi dobbiamo purtroppo subire questo tipo di calcio che onestamente non mi piace per niente, però è questo, il calcio oramai è questo e noi lo dobbiamo subire. Però Giorgio gioca anche in un altro ruolo rispetto all'anno scorso e forse questo l'ha favorito. No, io secondato... credo che giochi, io scusami, ma credo che giochi in un'altra squadra con un altro allenatore. Sì. Grazie Giorgio Repetto per questo contributo. Bello. Buon proseguimento di serata, in bocca al lupo per Trapani. Ciao, grazie. Ciao. Allora, bello. Luca Cilli, il sondaggio su Bjarnason lo possiamo aggiornare, tra poco spazio ai tifosi da casa. C'è il sondaggio per Bjarnason, c'è nel senso che è stato aggiornato e rivisto perché è salito leggermente il voto di coloro i quali pensano che Birkir Bjarnason andrà via, ma la maggioranza è sempre per chi invece al contrario dice che Bjarnason non si muoverà da Pescara. Senti discorso... Luca, tu che sì. stai a contatto con i tifosi da casa, cioè cosa avverti nelle frasi che scrivono anche sul sito di Forza Pescara? C'è fiducia, a parte questo sondaggio, avverti che c'è da parte anche degli sportivi la pazienza di aspettare fino a domenica, lunedì? Guarda Enrico, leggendo un po' le considerazioni degli sportivi, la sensazione è che in tanti, come ha detto Giorgio Repetto poco fa, in tanti sperano che il mercato possa chiudere probabilmente anche fra qualche minuto. Si vede la partenza di Bjarnason come una sorta di indebolimento della formazione di Marino. Insomma, che comunque non ci sarebbe con l'arrivo di Belinghieri. Quindi, che non ci sarebbe però, assolutamente con l'arrivo di Belinghieri. A proposito, in molti ci scrivono di Vukušić, lo ha detto anche Giorgio Repetto, a dire la verità, la pista più calda, più importante è quella con il Parma. Sì. Ci sono anche Livorno e Bologna che possono essere utili, soprattutto Livorno se dovesse arrivare Belinghieri. Comunque Vukušić non è andato al Parma per il semplice motivo che il Parma non è riuscito ancora a piazzare Okakachuka, nel senso che ha rifiutato tante proposte l'ex attaccante della Roma. Doveva andare all'Ajax. Quindi non sbloccandosi Okaka, Vukušić non interessa. Bene, esce andiamo Okaka, Luca, scusami se ti metto fretta, vorremmo sentire i tifosi da casa, poi ci sarà lo spazio della pubblicità. Non so se abbiamo già in linea qualche ascoltatore. Mi dicono di aspettare. Enrico, però dimmi Paolo. Prego. Guarda la bellezza e la straordinarietà del calcio, no? Bjarnason alla fine dello scorso campionato era tra i giocatori più, non dico dileggiati, comunque meno apprezzati. Io mi ricordo tante polemiche, giocatori, tante nazionalità che l'anno scorso è stato fatto giocare da rifinitore. Però si apre un altro tipo di discorso, perché sì. Bjarnason in B ha un valore, Bjarnason in A. Anche però, se durante il campionato però, allenatori squadre come... diverse. Scusa. Però no, volevo chiudere il concetto. Però questo è proprio il calcio, un po' come... Certo. Cioè il calcio è lo specchio della vita. Cioè a giugno, se tu avessi venduto Bjarnason, nessuno avrebbe detto niente. Sì, sì, sì. Fatto il precampionato, fatte le prime partite... A qualcuno ha rivisto, però i tifosi hanno apprezzato l'attaccamento, l'impegno, sì, ma quello che dice Giorgio, che ha detto in chiusura, è quanto è importante un criterio, quanto è importante un'idea, una fisionomia di gioco per una squadra. Quanto è importante l'allenatore, gioca con un altro allenatore, gioca in un'altra squadra,
ha una propria identità questa squadra, e chi sa giocare al calcio quando gioca in un contesto con spartiti ben scritti sa sicuramente fare bene la propria parte. Se ha, sentiamo chi c'è al telefono, pronto Rete 8 Sport. Sì, buonasera. Buonasera, con chi parliamo? Con Luciano da Pineto, saluto tutti. Buonasera signor Luciano, prego. Buonasera. Titolare l'amico Paolo De Carolis. Ciao Luciano, ci incontriamo qualche volta a Pineto. Prego Luciano. È caduta la linea. Non c'è più. Speriamo che non si è fatta male. Come gli hai detto che ci incontriamo a Pineto? Stavo riflettendo, stavo riflettendo, ripeto, non ho nessun motivo per non credere a Sebastiani e Repetto, anzi, su 100 sono 101 i motivi per i quali credo a Sebastiani e Repetto sulla Sampdoria che non si è fatta sentire. Ma vi rendete conto che grande scorrettezza, che squallore se la Sampdoria dovesse chiamare domani, sabato, o ancora peggio domenica mattina? Sì, però è successo sempre al calciomercato che le trattative si fanno negli ultimi, ma negli ultimi 15 anni sono i procuratori che fanno la società, la responsabilità è di Salvini e del suo agente, l'ha detto chiaramente. Ci sono state operazioni fatte negli ultimissimi minuti, quindi non ci vediamo. Sì, ma dopo 10. No, io ci vedo di strano che sono 10 giorni che si parla di Bianco. Eventualmente come è stata interpellata la società prima. Che chiama l'ultimo Che fino adesso non ha chiamato. Se mi fai a parlare in 25 secondi, ma ricomincio a contare i secondi che parlo. Allora io, andiamo a sentire il telespettatore. Che è molto prolisso. Pronto? Pronto? Fa la poesia. Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera. Non può essere poesia, poesia. Con chi parliamo? Pronto? 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 Sì, con chi parliamo? Sono Nazareno da Pescara. Prego Nazareno. Senti, io volevo dire una cosa. Sì. Noi siamo andati praticamente alla presentazione della squadra. Chiedo scusa però, in studio quando parlano i tifosi, sentiamo i tifosi, grazie. Allora, stavo dicendo, siccome ci hanno presentato quella squadra a Piazza Salotto, molti tifosi hanno fatto l'abbonamento dietro quei giocatori che noi abbiamo visto, abbiamo apprezzato durante il precampionato, no? Adesso che fa? Finisce praticamente la campagna abbonamenti, e che si fa? Si incomincia a vendere i pezzi migliori, e non mi sembra giusto. Poi io non ho capito da Repetto quello che ha detto, praticamente se gli arriva la telefonata della Sampdoria lunedì, che fa? Poi lui si sente scoperto e Berlinghieri gli sfugge e rimaniamo senza Bjarnason e senza il sostituto? Io questo sinceramente non l'ho capito. No, loro non vogliono arrivare a questa situazione. Però mettiamo caso che chiamano lunedì, Berlinghieri non lo possono comprare, rimaniamo senza Bjarnason e senza il sostituto. Credo che prima di cedere Bjarnason si tutelano lo stesso istante con l'arrivo di un sostituto, altrimenti l'operazione non si fa. Senti Enrico, volevo chiedere una cosa, poi stamattina ho letto sul centro, non so se qualcuno mi vuole rispondere. Dice che praticamente col Crotone non gioca praticamente nessuno, secondo il centro. Cosa c'era di vero e quali sono i giocatori convocati in nazionale, gli stranieri? In effetti ci sono gli under 21 che saranno assenti per la prossima gara interna con il Crotone, quindi Pigliacelli, Frascatore e Piscitella saranno con la nazionale di Viaggio. E gli stranieri? Prego? E gli stranieri? E Zubaric e Ciosic c'è lo stesso, non ci saranno. Ah, ho capito, però praticamente gli altri sì, insomma. Sì, sono gli under 21, gli under 21. Ok, speriamo che il Pescara comunque rimanga così, perché guarda, sinceramente dalla vittoria delle due stadio mi sembra. Ecco Nazareno, sul fatto degli abbonamenti, quello che dicevi prima al telefono, che uno ha fatto l'abbonamento, è vero, però il mercato chiude il 2 settembre, altrimenti non ci sarebbero più operazioni dopo la campagna abbonamenti. Ci auguriamo tutti, anzi speriamo che dal prossimo anno questo mercato chiuda. No, ho capito. Ma sai quella questione? Che dalla partita della Juve Stabia, con tutta quell'euforia, certo. Mi sembra che sono passati 3 anni, certo. Perché ci è rimasto in gola la vittoria con la Juve Stabia. Buonasera a tutti. Grazie Zenio. Paolo. Enrico, scusa, perché sennò qua, la società ha presentato una squadra in piazza, che è la stessa squadra.
seppure dovesse al limite perderebbe solo Bjarnason facendo in entrata l'operazione Bellingheri, e credo che quello che è stato presentato alla tifoseria, cioè l'organico presentato alla tifoseria, è lo stesso che giocherà almeno fino a dicembre, quindi il discorso fino a gennaio. Tu mi insegni, Paolo, che uno o ha fiducia, ma questa è una legge, ma vabbè, ma scusate, ma togliere l'eventualità no. Solo ma ha detto che ha la paura, il timore, ed è logico che un no, lui ha detto in apertura, io ho fatto l'abbonamento perché sì, ho visto questa squadra, se va via, non viene, ma lui ha il timore che se va via Bjarnason e non si fa in tempo a prendere un sostituto, vabbè, altrettanto valido, resti senza un sì, giocatore importante. Però non credo legittima. Non credo che il Pescara, ma non è un giocatore cioè che in qualche modo ti ha spinto adesso, cioè qui si parlava di, io penso di avere non contezza, c'è stata una di presa in giro per la campagna abbonamento, non è una presa in giro, cioè tu hai fatto l'abbonamento perché hai una rosa, un organico, sei d'accordo Daniele con quello che dice Paolo? Poi se sì, manca Bjarnason non è che hai fatto sì, l'abbonamento per Bjarnason, certo, non scherziamo, certo, tu hai fatto l'abbonamento, Daniele, per d'accordo? Pescara sì, per questa squadra sì, sì, però vorresti che Bjarnason restasse, certo, pure io a tutti, certo. Ma io capisco pure il tifoso, però, quando dice, come diceva prima, io ho visto questa squadra, veramente mi sembra un mondo diverso rispetto a quello di qualche mese fa, tutto positivo, corro, vado a fare l'abbonamento, poi improvvisamente i leader... Insomma, non ce la siamo goduti questa leader? Vittoria. Scusate, stiamo parlando di Bjarnason, scusa, uno dei leader della squadra, è uno, una figura importantissima, viene... Non abbiamo mica scherzato finora, io lo capisco. Ma non è il Pescara che lo vuole cercare. Sì, ma scusate, lo capisco il tifoso. Il tifoso è così. Non possiamo fare la retorica del tifoso a tutti i costi. Così, ma è giusto. Possiamo fare la retorica del tifoso sempre. Si sbaglia. Cioè, tu hai fatto l'abbonamento perché sei tifoso del Pescara e quella squadra che hai visto in precampionato, in Coppa Italia, in partenza, aveva una scusa, X ossatura. Sì, ma toglie Bjarnason, tu vai a restituire per Bjarnason l'abbonamento, ma non scherziamo, perdonami, su, Paolo, non scherziamo. Io capisco la psicologia del tifoso, però capisco pure come vanno le cose nel calcio, quindi in questo sono d'accordo anche con te. Allora sentiamo un altro tifoso. Ma se dovesse prego, partire Francesco, non era volontà, perché ti ricordo di parlare quando sto dando la linea? Ah bravo, parlo no dopo. Anticipa, parlo dopo. No, sì, ormai ci siamo. No, volevo far capire a loro due. Paolo ha ragione, va via un giocatore, però credo che sia anche altrettanto, è giusta la tua riflessione, è altrettanto giusta la paura di un tifoso o di tanti tifosi che va via io. Quel tifoso ha detto abbiamo fatto l'abbonamento, non è che questa squadra è stravolta, però è anche vero che se va via Bjarnason la società sta facendo di tutto per sostituirlo, se non lo dovesse, non dovesse avere il tempo materiale per sostituirlo adeguatamente, il tifoso è logico che ci resti male. Ma ripeto, crediamo che l'operazione essere, si faccia sì, ma non con l'entrata di Bellinghier e l'uscita di Bjarnason. Sì, ma te l'ha detto, non lo so se facciamo in tempo o se ce lo ritroviamo Bellinghieri. E allora quello che il tifoso deve capire, che non è la società che vuole cedere allora Bjarnason, ma a questo punto è Bjarnason, se la Sampdoria si presenta con un milione è inutile fare il processo all'intenzione, scusa, no, perché allora, alla fine pare che Sebastiani la sostanza qual è? L'ha fatto capire benissimo, ripeto, quando ha detto io spero che veramente il campionato il calciomercato finisca subito, vorrei che finisse subito, perché è una situazione veramente squalida, perché la verità qual è? È che questo calciatore vuole andare a giocare in Serie A, oggi era tornato, il suo agente si è attivato, la Sampdoria è stata scorretta. Oggi l'allenatore Marino si è molto arrabbiato all'intervallo dell'amichevole San Nicolò Pescara, perché il San Nicolò ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0, ma adesso a prescindere da Bjarnason c'era stata una prestazione non molto positiva da parte della squadra, poi nella ripresa quando sono entrati i titolari il Pescara ha vinto 4-1, ma fa bene Marino a tenere sempre sulla corda i suoi, sì, però in particolare può capitare di sì, ma non bisogna una volta nel calcio sì, con tutto il rispetto per Marino, San Nicolò Marino fa, e per bene, il suo allenatore. Marino fa benissimo, però nel calcio di una volta si diceva anche, per giustificarlo, che una brutta partita del giovedì sì, seguiva un'ottima partita la domenica. Andiamo a sentire un telespettatore, poi ritorno a te Daniele. Pronto?
Sì? Buonasera, con chi parliamo? Sì, sono Luciano, è andato via Enrico, è andato via la comunicazione. Sì, l'amico di Pineto, prego. Sì, volevo fare due domande veloce a Paolo De Caroli. Sì. Se gli piace Mascara, se è un leader, perché lunedì sera a Telemax un giornalista che lavora alla Banca Nazionale del Lavoro ha detto che Mascara non l'avrebbe mai comprato. Intanto mai. Sei un giornalista, come fa a lavorare? Allora, volevo dire, allora Cavani del Napoli, che oggi c'ha un sacco di tifosi lo stesso, e l'ha venduto Cavani. Vi ringrazio e buonasera a tutta e un saluto a tutti quanti. Grazie. Allora, Paolo. Guarda, sulla qualità tecnica di Mascara credo che non possa discutere nessuno, perché tutti hanno in mente il gol straordinario nel derby, ma poi ha una tale carriera, una tale facilità di calcio, una capacità di adattarsi a qualsiasi tipo di modulo, intelligenza tattica, qualità tecnica, insomma. Ottima condizione atletica. E si temeva dopo l'esperienza di Dubai. Se discutiamo Mascara. Ma scusa, io parliamo di Allegri. Se discutiamo Mascara possiamo andare tutti a casa. Sei d'accordo, Francesco e Paolo? Sì, al 100%. Oh. E aggiungo che l'ottima condizione atletica è segno di serietà. Merito suo, certo. Di serietà, certo. Dell'uomo, che certo. Prima del giocatore viene l'uomo. Daniele, sì, abbiamo ancora due telefonate. Sono d'accordo su Mascara, lui dà un tasso tecnico superiore, poi si vede che c'è esperienza, è di categoria superiore. Volevo tornare al discorso di Marino, no? Quando tu dicevi che si è fatto sentire alla fine del primo tempo. Lo possiamo affrontare più tardi, ti dispiace, certo. Se sentiamo, certo. Due tifosi. Pronto Rete 8 Sport? Sì, pronto. Buonasera, con chi parliamo? Sono Stefano, buonasera a tutti. Da dove chiama Stefano? Sono da Pescara. Prego Stefano. Sì, volevo fare un paio di considerazioni con te e con i tuoi ospiti. Allora, sabato sera c'è stata il giuramento che Aboli ha voluto fortemente, di onestà, di trasparenza, sì. Di dignità. Ed è stata una cosa, diciamo, positiva, bella. Sì. Poi avere a che fare con questi mascalzoni di procuratori, no? La maggior parte sono persone, sono dei mercenari, sono generalizziamo, perché anche in quella categoria ci sono persone serie. Sì, per carità, però avere a che fare con questi giochetti, come ha detto Giorgio Repetto, che è una persona bravissima, e forse abbiamo il direttore sportivo più bravo d'Italia. Ti fa male, insomma, cioè, anche la Sampdoria, come ha detto il tuo ospite, cioè, si presenta all'ultimo momento, cioè, il tifoso rimane frastornato. Prima facciamo, diciamo, questi giuramenti di onestà, di trasparenza, di fedeltà, cioè, vogliamo migliorare il mondo del calcio, vogliamo migliorare la vita, e poi dietro vediamo questi giochi sporchi, queste insomma, anche da parte dei calciatori, insomma, cioè, questo piano adesso rimane qui, no? Cioè, deve creare adesso una confusione, cioè, si è creato un po' di confusione, è chiaro che le persone ci l'altra rimangono, considerazione, cioè, invece l'altra considerazione? No, l'altra considerazione era appunto il tifoso, cioè un tifoso normale come me, no? Che è tifosissimo, ci rimane male, no? Cioè, si attacca a internet per vedere se è andato via, se non è andato via, cioè, gli dispiace, cioè, non è modo di comportarsi, insomma. D'accordo. Io credo questo. Io volevo una risposta da parte vostra. Rincuora un po' questo tifoso. Sono d'accordo, io mentre lei parlava in modo poco educato mi sono intromesso e ho detto: ma il giuramento i procuratori non l'hanno letto. Allora, ultima telefonata, poi andiamo in pubblicità. Pronto Rete 8 Sport? Pronto? Buonasera Massimo, sono Davide da Pescara. C'è qualcuno? Sì, c'è pronto? Qualcuno, sì, pronto, buonasera Massimo, mi senti? Con chi parliamo? Enrico, scusa, sono Davide da Pescara. Non c'è problema Davide, buonasera, prego. Scusa, buonasera a tutti gli ospiti. Niente, io volevo dire che sentendo sinceramente quello che sta succedendo sul Bjarnason sono abbastanza sconcertato, perché effettivamente già abbiamo perso Cascione e l'abbiamo praticamente regalato, e quindi questo già è una grande perdita. Adesso anche Bjarnason, cioè sembra che questa società
sia veramente debolissima, cioè non sappia nemmeno mantenere il giocatore, cioè il giocatore ha un contratto, deve essere rispettato, non ci sono problemi se vuoi giocare, altrimenti va in tribuna, cioè non si può che un giocatore arriva, dice io voglio andare via, va bene, prego, vada via, ma se va via ci deve stare un tornaconto alto di 1 milione di euro. Davide, che cos'è, 1 milione e 300 euro? Non è niente. Mi sente Davide? Davide, mi sente? No, giusto, sì, per chiarire il pensiero per la cronaca, perché è vero quello che ha detto lei su Cascione, è vero che la società dovrebbe farsi rispettare in virtù di un contratto, però per questi due giocatori, Bjarnason e Capuano, la società aveva un patto iniziale, sì, guardi, non so se ne ha conoscenza, che se fosse arrivata una richiesta da club di Serie A avrebbe aperto questa trattativa soltanto per Bjarnason e Capuano. Questo per la cronaca, prego. Ma non a quei prezzi, perché dico, sappiamo tutti, ma i patti sono stati fatti quando la squadra era un disastro all'inizio. Noi non abbiamo più l'audio in sala, è cambiato totalmente. Poi la situazione è anche economica, cioè tu non... Allora, abbiamo perso la comunicazione con Davide, che può richiamare, e noi andiamo in pubblicità e poi torneremo in studio, eventualmente lasceremo ancora spazio a Davide, prego. Perseguire e padroneggiare il cambiamento è un principio che Iveco applica a sé e alla relazione con i clienti. Questo porta ad un'offerta di competenze e servizi che accompagna ogni fase della vita di Stralis. Chi acquista Stralis sa che la squadra Iveco lavora con lui per garantirgli uno strumento di lavoro sempre in perfetta efficienza. Tutti i sapori di chiodo fisso. Chiodo fisso, via delle Caserme 52, Pescara Vecchia, 085 4503 162. Interservices Leasing, professionista nel settore finanziario da oltre 20 anni, è il partner ideale per aziende, enti e professionisti. Operativa nel settore della locazione finanziaria con mandati dalle principali società di leasing nazionali. Service regionale della Unicredit Leasing S.p.A. per il comparto strumentale, immobiliare e nautico. Esclusivista Unicredit Leasing S.p.A. per Abruzzo e Molise nel comparto leasing targato. Consulenza specialistica nel nuovo settore energetico. Esperienza comprovata nel leasing immobiliare per immobili finiti o da costruire. La Interservices Leasing propone inoltre soluzioni su misura per finanziamenti, prestiti personali e mutui per l'acquisto di casa. Venite a trovarci per scoprire tutte le nostre proposte presso la nuova sede in Viale Bovio a Pescara. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emidio De Florentis, 085 66 021.
La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. 22 e 7 minuti, rientriamo in diretta. Vi annunciamo sin da ora che al termine di questa puntata, sempre su Rete 8 Sport, andrà in onda la presentazione del campionato di eccellenza. Oggi abbiamo già trasmesso in diretta la presentazione soprattutto dei calendari e ve la riproporremo a fine puntata. Allora, è rimasto in linea Davide da Pescara, ci ascolta ancora? Sì, buonasera Enrico, grazie della richiamata perché effettivamente è caduta la linea. Prego. Niente, io stavo dicendo che la società del Pescara un po' mi sta lasciando un pochettino sorpreso, perché effettivamente abbiamo perso Cascione, adesso stiamo perdendo Bianas, mi sembra un po' deboluccia, dovrebbe prendere esempio un po' da Lotito. Lotito due anni fa non ci diede il giocatore che è Kozak, ce l'aveva, cioè non ci diede Foggia, nonostante fosse in tribuna, voglio dire, cioè i giocatori non si regalano in questo modo, perché 1.300.000 euro è stato un giocatore è praticamente quasi regalato, non ci compri nemmeno il sostituto di questi tempi, perché poi le squadre approfittano, sanno che abbiamo fretta per sostituire Bianna, se ne alzano anche i prezzi, non so se mi spiego. Sì, allora intanto precisiamo 1.200.000 per la comproprietà. Sì, vabbè. Sì. No, voglio dire, alla fine un giocatore. C'è Francesco che vuole rispondere, Davide. Non mi sembra che con i prezzi, con i costi che girano sul mercato, non mi sembra una cifra che è irrinunciabile. Ecco, c'ha ragione Di Francesco. Di Francesco ha detto bene, ha detto, ma non mi sembra 1.200.000 per la comproprietà, una somma che è irrinunciabile per il Pescara, anche perché abbiamo venduto Quintero, abbiamo venduto Selic, abbiamo il finanziamento della Lega perché siamo retrocessi dalla A, per cui abbiamo il paracadute. Signor Davide, confermo quello che ho detto prima, confermo che lei ha tutte le ragioni di questo mondo, però tenga presente che ha ragione pure la società, il giocatore veramente, come diceva Repetto, che fa? Lo attacchi, cosa fai? Se la Sampdoria si presenta, ma qui il problema è uno solo, guardi, e credo che sia davanti agli occhi di tutti, non dico nulla di particolare o nulla perché uno possa dire che sono bravo, infatti non lo sono, ma qui il problema è che siamo a 3 giorni dalla chiusura del mercato e la Sampdoria, si parla da una settimana di che la Sampdoria è interessata a Bjarnason, il suo procuratore telefona ovviamente ai giornali e la Sampdoria ancora non ha preso il telefono, non dice incontriamoci. Il telefono, ecco, per dire noi è vero, vorremmo Bjarnason, voi che fate? Qui sta, ma questo tutto Francesco, è proprio un motivo in più per lasciar cadere la cosa, perché sì, noi non abbiamo più il tempo tecnico è stato, per comprare un sostituto. Sì, ma guardi che sia Sebastiani che Repetto sono stati chiarissimi, noi vogliamo tenere Bjarnason, è vero che abbiamo capito, fatto però dalle parole di Repetto che già quasi sta mettendo le mani avanti dicendo il giocatore già non sta pensando, non ci sta con la testa, ma se il giocatore... mi sembra che un pochettino la decisione l'abbiano già presa. Sì, ma ecco, ci sono, mi scusi, ci sono due aspetti, il primo lo ricordava Enrico, all'inizio dell'estate, all'inizio del mercato, il presidente aveva promesso a Capuano e Bjarnason, se arriva una offerta giusta dalla Serie A, noi ovviamente viviamo in Serie A. Adesso c'è il problema se l'offerta da valutare è giusta o no. Ma se Bjarnason
che è un bravo ragazzo, professionista, tutto quello che vogliamo, ma punta i piedi perché giustamente sente di poter andare a giocarsi un posto in una società come la Sampdoria. E come lo tieni bene, qui? Va bene, grazie Davide, grazie. Allora, grazie a voi, buona serata a tutti. Grazie. Un'altra telefonata e chiudiamo, perché anche questo telespettatore era rimasto in linea prima della pubblicità. Pronto Rete 8 Sport? Pronto, buonasera, sono Maurizio. Buonasera Maurizio. Salve. Buonasera Enrico, buonasera ai tuoi ospiti. In bocca al lupo per la trasmissione. In bocca al lupo al Pescara soprattutto. In bocca al lupo. Allora, per quanto riguarda il Pescara, visto che qui si sta perdendo di vista il vero problema, intanto dobbiamo ringraziare il dottor Sebastiani, il nostro presidente, che tiene i conti in ordine e ci dà la possibilità di avere un futuro anche con il centro sportivo di Silvi, primo. Secondo, non si fa il nome dei tifosi in vano, il vero tifoso si abbona e segue la squadra a prescindere, poi ha il diritto di criticare, ma prima ha il dovere di stare a fianco alla società e alla squadra. Terzo, parlando di Bjarnason, che è aria fritta, l'anno scorso era solo un bel ragazzo con i capelli lunghi che neanche tanto giocava, adesso di colpo è diventato un fenomeno. Mi ricorda tanto la strada, l'ex strada parco qua, che è sempre stata deserta 5 giorni alla settimana. Come si voleva fare qualcosa di buono, è uscito sto sorgentone che vuole che sta strada parco. Bjarnason è un giocatore come un altro, che se vuole andare a giocare in Serie A è bene che vada a giocare in Serie A, ma il Pescara rimane forte perché è forte la società, punto. Il resto sono chiacchiere da bar. Va bene, buon lavoro. Grazie, grazie Maurizio. Allora aggiorniamo e chiudiamo il discorso Bjarnason con Luca Cilli, il sondaggio dei tifosi, se pensano che Bjarnason possa partire o meno. Luca, poi altre valutazioni dal mondo del web. Enrico, il sondaggio è cambiato. Dopo la telefonata di Giorgio Repetto sono aumentati i tifosi che pensano che Bjarnason può partire. Sono saliti al 35% coloro i quali che pensano che sì, può partire Bjarnason. Rimangono sempre in svantaggio però, perché per la maggior parte del popolo biancazzurro l'islandese rimarrà con la formazione di Marino. Andiamo a leggere un paio di considerazioni sul web. Partiamo da forzapescara.com. Scrive l'utente Maurens: Repè, metti un tempo massimo per un'eventuale cessione, ad esempio entro domenica, così ti ritrovi tutto lunedì per eventuali operazioni in entrata. L'utente Sean dice: Giorgio Repetto, diciamo che se li dicevate 2 giorni fa è troppo tardi, mi spiace, ma ora sei importante, manca poco alla fine del mercato, magari la testa la lasciava qui e non la faceva volare a Genova. Questa è più una considerazione da parte di questo tifoso. Su Facebook, la nostra pagina Facebook ufficiale Rete 8 Sport, Lucia Di Paolo scrive: purtroppo i giocatori pensano solo a loro, partirà. Alessandro Di Rita: io sto col presidente anche se per me non parte. Sebastiani ha detto una cosa vera, Bjarnason a giugno-luglio era considerato come i vari Weiss e Selic. Sandra Palmucci aggiunge: la rovina del calcio sono i procuratori, ma come si permettono di fare trattative per giocatori che sono già sotto contratto e senza chiedere nemmeno l'autorizzazione alle società. Enrico. Allora, grazie Luca. Intanto bisogna pensare a questa partita di Trapani, perché non vorremmo che succeda sempre così, che quando c'è il mercato ci si distrae sulle notizie, perché in effetti soltanto lunedì, come ho detto in apertura, avremo ufficialmente le rose di questa stagione, almeno fino al prossimo mercato di gennaio. Però per parlare della partita di Trapani, oggi Marino si è arrabbiato molto nell'intervallo dell'amichevole col San Nicolò, ha richiamato i suoi. A proposito di Marino, c'era Daniele che voleva dirci qualcosa. Sì, no, volevo dire che ha fatto bene a strigliare i suoi giocatori, perché evidentemente li ha visti rilassati, e per il bel periodo che la squadra sta attraversando, e perché insomma ci sono queste voci di mercato. Però io credo che lui abbia fatto bene, soprattutto perché il problema grande può venire quest'anno proprio dalla mancanza di concentrazione, cioè questo atteggiamento di volersi sentire più forti degli altri. Lui fa bene a lavorare sotto questo aspetto, perché la squadra oggettivamente è una squadra fortissima. Una squadra forte, Paolo, che
però deve rispettare anche gli avversari, a partire da questo Trapani, matricola temibile, ha già vinto a Padova, troveremo un ambiente caldissimo, sarà il primo test insidioso di questa Serie B. Sì, credo che sia diciamo così, la partita peggiore che il Pescara potesse fare dopo l'esordio felicissimo in campionato all'Adriatico. Intanto ti aspettavi questo esordio della squadra così brillante? Del Pescara? Sì, avevo seguito tutto il precampionato, avevo visto le partite di Coppa. Poi Marino, sotto l'aspetto dell'organizzazione, è una sicurezza, quindi ho sempre apprezzato molto. Forse tranne la parentesi di Parma, adesso non ricordo, ma le squadre di Marino hanno un'identità. Parma è un po' l'Udinese, anche Genova, però è subentrato a Genova. Genova è subentrato, però insomma le squadre di Marino sì, hanno sempre giocato molto, hanno bene avuto sempre molto legato all'organizzazione, molta fluidità di manovra, quindi insomma non mi ha sorpreso. Invece mi ha sorpreso molto il Trapani, non pensavo che avesse questa gamba, come dicono gli allenatori, che avesse questa vivacità, questa intraprendenza. Cioè ho rivisto alcuni flash della partita a Padova, sono stati veramente molto molto... Ecco, stiamo leggendo la dichiarazione di Boscaglia, mercato chiuso per il Trapani. Ah, questa è una squadra che gioca insieme da 2-3 anni, no? Sì, quindi gioca a memoria, gioca. Perciò secondo me è l'avversaria peggiore che il Pescara potesse trovare in questo momento. Però almeno dà anche forti motivazioni. Eh sì, poi lì non ci può stare un calo di concentrazione. La tifoseria è calda, non solo perché si è a sud, ma perché è un campo sempre... E poi la prima in Serie B, insomma, dai. Invece su questa novità in Serie B con la panchina allargata a 9 calciatori, Francesco? Potrebbe essere una cosa comoda per gli allenatori, bisognerebbe sentire gli allenatori, secondo me. Sarebbe... Non te ne frega niente? No, non è che non me ne frega niente, secondo me è una cosa, una novità tra le tante novità nel mondo del calcio, che da Blatter all'ultimo dei Blatterini decide ogni tanto di portare. Questa forse è una novità da un punto di vista, come vogliamo dire, tecnico, può essere interessante. D'altronde in Serie A vanno 12 giocatori, quindi. Un attimo che mi chiede la linea Luca Cilli dalla regia. Luca? Sì, visto che si parla di novità e ci sono i nostri ospiti, io volevo chiedere loro cosa ne pensano di un'altra novità, l'allargamento dei playoff. Su questa notizia dei playoff fino all'ottavo posto. Una bella decisione, perché rendi il campionato ancora più interessante, ossia fino all'ottavo posto, giusto? E fino all'ottavo. Sì, col perimetro di punti legato a 14. Esatto, sì. Poi ecco, al di là dei paletti mesi, fino all'ottavo posto e di là i play-out, non c'è più la cosiddetta zona centrale di classifica. Perdi due partite o ne vinci due, ti ritrovi più soprattutto vicino. No, ma ci sarà la competitività fino alla campionato. Sì, fino alla fine, sì, una squadra. Aiuta lo spettacolo. Naturalmente. Sì, hai detto, è giusto. Sì, cosa è giusto? Competitività, competizione, sì. Interesse, va bene lo stesso. Per quanto riguarda il discorso della panchina allargata, sì. Questo secondo me sembra una decisione. Ma il Pescara ha diverse assenze, quindi rischia per questa gara. Pescara. Contestualmente alla partita di... No, c'è il pericolo di questi under 21 per il finale di campionato. Questo sì. Però in generale credo che sia importante per una questione di motivazione dei calciatori, che si sentono tutti partecipi. Insomma, per il gruppo è veramente una cosa positiva. Questa è un'altra cosa assurda. No, però si sta discutendo, perché se no diamo una notizia incompleta. Proprio in virtù dell'impegno che potrebbe esserci sull'Under 21, sì. Con l'Under 21 diverse società stanno proprio lavorando per spostare di qualche tempo e permettere, cioè, e sono argomenti che negli ultimi giorni stanno un po' prendendo la centralità. È stato già stabilito il periodo delle finali, sì, però europee. Stanno pensando di trovare qualche soluzione a questo problema. Allora, io devo fare altre domande. Che il campionato europeo si dovrebbe di protesta, fare. Forse è semplicistico quello che dico, ma si dovrebbe fare così, finiti tutti i campionati, e così come si fa il campionato europeo, i mondiali, le altre cose. Sì, perché sì. Una squadra, il Pescara, si può ritrovare con 4-5 giocatori convocati, forse anche di più,
C'era questo rischio anche con Zeman. No, invece sono arrivate molte proteste, qui un altro discorso, lo affrontiamo velocemente, per Sky. Per quanto riguarda l'abbonamento Sky, perché ci sarà una protesta ufficiale verso il gruppo di Murdoch, perché si vociferava che il pacchetto della Serie B venisse inserito nel pacchetto calcio, invece non è così, tranne per quattro piazze, Palermo, Trapani, Avellino e Latina, che potranno vedere le partite gratuitamente. Quindi io che pago 71 euro al mese dovrei pagare 99 euro per vedere la Serie B. Che ne pensate, Paolo? E poi le altre partite non le vede? Ma che ti immatite? Ma facciamo scherzare, no, Paolo? Io ritengo che no, perché questa differenza per Palermo, Trapani, sia discriminante, no, ma anche per la piazza. Cioè, l'abbonato medio Sky che vive a Pescara, a Montesilvano, a Città Sant'Angelo, che pensa nel pacchetto di avere l'opzione calcio, a un certo punto si trova escluso proprio la squadra della propria città, della propria fede. Soprattutto perché c'era stata qualche dichiarazione, adesso non vorrei dire cose inesatte, nel mese di maggio, dove veniva inserito nel pacchetto calcio. Sarebbero state inserite queste società, queste squadre sarebbero state inserite nel pacchetto calcio. Così non è, e questa è una tranne che per Palermo, Trapani, Avellino e Latina, chiara discriminante, certo. Comunque, adesso ci saranno le trasferte libere per i tifosi, quindi il Pescara verrà seguito. Tu le farai tutte le trasferte? No, ma io parlo dei tifosi che hanno sempre seguito la squadra, e quindi ti faccio a Trapani saranno in tanti. Ti e poi ci sarà per Radio nuova, California Jukebox e Parsifal, questa nuova esperienza che fai in diretta. Ennesima. Maniero sarà il nuovo Immobile, Daniele? Dunque, io fai la domanda a uno di quelli che erano un po' perplessi nella valutazione. Apprezziamo la tua onestà, perché oggi sembra che tutti l'avevano detto. Nella no? valutazione di questo, io non l'avevo detto, io non ho mai detto che Maniero poteva essere un calciatore, una promessa o altro, anzi tutt'altro. Però devo ammettere che onestamente si sta comportando molto bene. Anche oggi tre gol in amichevole. Anche oggi tre gol in amichevole, è un gran momento, evidentemente Marino lo sta impiegando, gli ha dato una grande fiducia. Bisogna sottolineare che Marino ha ammesso con grande onestà che lui non puntava né su lui né su Brugman. Anche lui, è vero. Qui, quindi è da sottolineare la serietà di quest'uomo. Oggi Brugman mi dicevano che ha giocato di nuovo bene. Dell'allenatore è bravo. Però ecco, devo dire, dopo anche l'annata dell'anno scorso aveva avuto la conferma che questo calciatore non fosse un buon calciatore, però di Serie B. Invece quest'anno è partito molto bene, mi auguro che possa ripetere il gesto. E oltre a Maniera potrebbe essere proprio Brugman la sorpresa di questa stagione? Allora io dico una cosa, è stato veramente bravo Marino ad individuare in Brugman il come dire, sostituto di Viviani. Di Viviani. E non era facile, perché Brugman è un giocatore che è più un interno estroso dal buon piede, e sembra più un giocatore non costante, tatticamente non molto sembrava un giocatore non molto ordinato. Invece devo dire che Brugman in questo scacchiere si trova veramente a suo agio, dà anche un qualcosa in più a livello tecnico, e questo si è visto nella splendida rete, nella sontuosa penetrazione fatta nell'area avversaria con la rete del 3-0. Oh, domani si gioca in Serie B, perché il Pescara farà il posticipo lunedì sera. Questo è il quadro completo delle partite di domani, con il Lanciano che ospita la Regina, un Lanciano che ha esordito nel migliore dei modi, ha pareggiato una partita molto difficile a Brescia, anzi meritava anche di vincerla, quindi abbiamo queste gare. Quale potrebbe essere la sorpresa? Sempre occhi puntati sul Palermo, che ospita l'Empoli, e non è un cliente facile quest'Empoli per il Palermo, no Francesco? Sì, le due partite più importanti per le ambizioni delle società sono l'anticipo Novara-Siena e poi Palermo Empoli, perché non tutti avevano inserito l'Empoli tra le pretendenti, più che candidati, al salto di categoria. Ora con questi playoff allargati e alla luce anche della forza della squadra, adesso sono in molti a sostenere che l'Empoli è una delle candidate a disputare un campionato alta classifica. Però attenzione, siamo solo alla seconda giornata, dalla terza giornata non è una frase fatta, ma in realtà
comincia un nuovo campionato alla luce del mercato che chiude dopo che è stata giocata la seconda giornata, però siamo in Europa e i regolamenti sono questi, è inutile che ci diciamo che è assurdo, e poi ci sarà sempre gennaio, quindi parlare, anticipare tanti temi lontani per quello che è il campionato di Serie B e quello che ci dice la storia di questo campionato è azzardato, però a oggi sono queste le squadre. Paolo, tu con il Pescara ovviamente pensi che turno possa essere? Vabbè, normale che la anche Varese Modena è una bella sfida. Modena, sì, anche quella può essere una. Fra le sorprese può indicare il Trapani in prospettiva, cioè io qui non mi sento poi di sbilanciarmi più di tanto, ma oggi però ci dobbiamo sbilanciare, ho fatto computer, è facile sbilanciarsi, no. Voglio dire, il Trapani è vero che è una squadra che gioca a memoria da il Latina con Jonatas, come lo vedi? Jonatas a differenza di Maniero, che io invece ho sempre molto stimato, voglio dire, non è stato mai nei miei sogni di tifoso, insomma, voglio dire, nonostante la sua parentesi di Granata, che è stata comunque sicuramente migliore di quella, però ritengo allora, che prima ritieni che? Ritengo che in questa Serie B, non sia scontata la promozione del Palermo e soprattutto sia una Serie B molto equilibrata con alcune outsider che alla fine insomma si faranno apprezzare. Daniele? Per me sì, sono d'accordo con lui, penso al Trapani, anche se spero che insomma da martedì in poi possa avvenire questa, anche a Lanciano, perché il Lanciano è andato con grande personalità a prendere un pareggio che gli sta anche stretto sul campo del Brescia. Tutto per me. Io piuttosto vorrei dire una cosa, è importante per il Pescara che parta molto, è partito bene, però che incameri tanti punti. Ricordiamo che il turno successivo si disputerà di domenica, perché sì, ci sarà la Serie A con il Crotone, poi la trasferta di Varese, poi due gare in casa con il turno infrasettimanale. Perché adesso stiamo parlando in termini entusiastici di questa squadra, del suo allenatore, eccetera. Però bisogna anche essere obiettivi. Io ricordo, arriveranno i momenti difficili. Certo. No, io ricordo, temo che questo non avvenga, però ricordo dei periodi un po' estremamente difficili passati da Marino nelle sue squadre. Io ricordo in particolare Udinese, che per una decina di partite, insomma. Quindi aspetterei un attimino e metterei tanti punti. Allora, prima dei saluti finali, prima di cedere la linea a Luca Cilio, lo facciamo con una settimana di ritardo. Vorremmo mandare un abbraccio alla famiglia di Alberto Dintino. Un grande tifoso del Pescara, faceva parte del gruppo degli steward allo stadio Adriatico, è venuto a mancare improvvisamente, quindi ci uniamo facendo le condoglianze alla famiglia di Alberto Dintino, veramente un gran tifoso, un amico del Pescara. Luca, come vogliamo chiudere? In sintesi, è arrivata qualche altro pensiero da parte del popolo del web? Enrico, è cresciuto il popolo del sì per quanto riguarda il nostro sondaggio, così concludiamo la proiezione finale. È cresciuto nel corso della serata, a dire la verità, non era partito con il piede sull'acceleratore come si dice in questi casi. Vince sempre la parte di tifosi biancazzurri che pensano che Bjarnason alla fine non partirà e rimarrà a Pescara, dunque per molti l'islandese rimarrà con la formazione di Marino. Hai detto poi tutto bene tu, Enrico, per quanto riguarda la trasferta di Trapani, non sarà facile, sarà il primo banco di prova. E visto che siamo ai saluti, saluto tutti quelli che ci hanno scritto e sono stati davvero tanti, davvero grazie di cuore, scusate se non sono riuscito a leggere tutti i vostri messaggi, ed un abbraccio in particolare all'amico e al collega Paolo De Carolis, che purtroppo in settimana è stato segnato da un lutto, lo abbraccio caramente. Grazie. Un abbraccio Paolo, perché non è un anno facile sotto questo punto di vista. Grazie a Paolo De Carolis perché è stato qui proprio in questa settimana. Grazie. Grazie a Daniele Astolfi, a Francesco Di Francesco, ci vedremo come sempre venerdì prossimo, lunedì ovviamente Massimo Profeta vi aggiornerà da Trapani con tante interviste, la sintesi, quindi non perdete come sempre Rete 8 Sport. Grazie per averci scelto.